chi si fermasse per qualsiasi valido motivo davanti all'imbocco di Larizzate, guardando a destra si domanderebbe: e qui cos'è successo? A quattro passi dall'uscita Vercelli Ovest dell'autostrada A26 A4, a nord è in opposizione al nuovissimo centro di smistamento ordini e consegne Italdi a nord occidentale di Amazon, si trova il borgo abbandonato di Larizzate. A parte pochissimi irriducibili reduci, il borgo è deserto. Circondato dalle risaie, la maggior parte degli immobili, soprattutto cascine, appartiene all'azienda sanitaria locale di Vercelli. Negletto dalla proprietà e dall'amministrazione pubblica, quando anche l'ufficio postale ha chiuso i battenti all'incirca nel 2008, la maggior parte degli abitanti aveva già lasciato le abitazioni, presto cadute in uno stato di abbandono irrecuperabile. Persino i morti hanno, per così dire, voltato le spalle al cimitero vicino alla palude, ora invaso dalla vegetazione e irriconoscibile. Un graffito carico di sarcasmo ridicolizza la condizione di abbandono della frazione. Su un altro cancello un cartello proclama, chissà perché, grazie a Dio siamo italiani. Quello che stupisce è che le strade di un borgo abbandonato siano ancora relativamente pulite, come se i suoi abitanti fossero scappati tutti da non più di una settimana. Poi ci si accorge che i vasi di fiori presso l'edicola votiva della Madonna Nera sono stati innaffiati di fresco. Infatti, qualcuno c'è. Dove sono finiti? Gente scappata. Bastava forse sistemare un po' prima le abitazioni per le case, però purtroppo. Io sono la mamma della titolare. Ma guardi, io vivo qua per quel motivo che ci sono. Infatti c'è gli abitanti della parrocchia, ecco, che è una famiglia di marito e moglie e quattro bambini. E poi ci sono degli altri signori extracomunitari che abitano nella palazzotta, che c'è proprio a metà paese sulla sinistra. Viene una volta alla settimana il prete di Lignana a dire la messa. O sabato o la domenica, secondo le sue esigenze, perché ha due o tre parrocchie. Per cui quando, a volte, ieri per esempio l'ha detta alle 4 del pomeriggio. Ecco, magari domenica, adesso per il prossimo sabato ci sarà ancora, diciamo, al pomeriggio, poi capiterà anche di domenica, perché essendo anche un periodo di comunioni, per cui insomma. Apprendiamo che una coppia di missionari laici si è insediata nella sacrestia della chiesa e cura il giardino adiacente. A fine 800 qui vivevano un migliaio di abitanti. Negli anni 70 la popolazione era scesa a un centinaio. Abbastanza perché fossero ancora funzionanti una scuola elementare e un centro diurno. Il borgo era anticamente conosciuto come Calignascum. Il toponimo Larizzate è comparso in un documento datato 1031. La posizione strategica giustificava un castello, costruito prima del 1200, poco più tardi suddiviso fra potere laico e potere ecclesiastico. Il castello degli assassini, a causa di una leggenda che lo vuole al centro di un evento delittuoso legato a un risotto improvvisato e apparentemente non gradito. Da questo fatto di cronaca deriva l'espressione piemontese risotto di assassini, ovvero risotto degli assassini,
quando un piatto confezionato frettolosamente non soddisfa il palato dei commensali. Sui muri che delimitano i cascinali si trovano spesso targhe che attribuiscono la proprietà immobiliare all'ospedale maggiore di Vercelli. L'esistenza di questa istituzione risale al 1224, anno di fondazione dell'ospedale di Sant'Andrea da parte dell'allora cardinale Gualabicchieri. Progressivamente il nosocomio assorbì tutti gli altri ospedali della città per assumere infine il nome di ospedale maggiore. Lasciti successivi all'indirizzo dell'istituzione hanno creato questo patrimonio immobiliare, ahimè, poco curato. Anzi, chissà per quale perverso meccanismo burocratico amministrativo lasciato degenerare fino alla fatiscenza.